Abbiamo fatto di accendere la videocamera perché voglio con te un impegno. Che tu entri a far parte di questa squadra, targata senza barcode o targata quello che ci pare, che tu possa aiutarci con la dottoressa Schettini, con Valerio, con Nicole, Sabrina, Stefania, Ivano e tutti gli altri. Francesca, Marco della Protezione Civile, perché ormai l'ho messo tra gli amici. Aiutarci veramente a creare dei documenti, delle proposte, altri incontri come questo e che si possano poi trasportare all'amministrazione, alle politiche e a tutti quanti. Guarda, raccolgo l'invito con piacere, ma è ovvio che non posso e non devo sottrarmi, anche perché responsabilità sindacali mi obbligano a prenderla in considerazione. Però, ecco, tieni presente che è importante che noi riusciamo ad avere l'ascolto. Qui qualcuno oggi rappresentava praticamente l'istituzione. Ahimè, avremmo avuto piacere che ci fossero altri orecchi più alti. Chiaramente spero che anche loro trasmetteranno e porteranno, si faranno portavoce di questo momento collettivo. E confido sul fatto che possa essere fatto un filmato che possa poi dare consenso, esatto, che in qualche modo possa essere messo e prodotto a vantaggio di tutti quelli che non ci sono potuti stare, per ragioni di servizio, per ragioni familiari, per mancanza di sensibilità. Ma che comunque sono sicuro che con quello che si è prodotto oggi sicuramente troveranno degli elementi di riflessione. Quindi grazie a te che ci hai ospitato. Dopo mi sembra che c'è la presentazione di un libro di un collega, vero? Allora sì, lo dico a favore di tutti perché Liberi ci seguirà. Abbiamo uno stage con Alessandro Semonini che è il direttore artistico di Eli Stage che ci aiuterà a capire anche come utilizzare le nostre emozioni. Poi abbiamo Valerio Marra che è un vostro collega, presenta un bellissimo libro e poi abbiamo anche un concerto, quindi musica dal vivo. Vi invito a restare perché poi dopo c'è anche il festival.